عليكم كريم بري أجمل ترشيم سنين مساحة يوما داف يوتت يوري نتسامو دا داف يوتخيت عمود بيت كان المشنا نو بريجي دا سوتو في مد يوم كيبور مسارو زكني بيت دين لزكني كونا كي أنسياني دي كوانيم أنسياني venivano a insegnarle Chafinat Haktoret, cioè quando prendeva una manciata dell'incenso, che era un servizio abbastanza complesso. E velu Bet Aftinas, e lo portavano a Bet Aftinas, e una delle stanze dove faceva, preparavano l'incenso. Veishbiu, e gli facevano giurare che non si comporterà come un sadduceo, che cambiano il servizio dell'incenso. Che secondo i sadducei, portavano incenso con sui carboni ardenti prima e poi entravano nel Kodesh HaKodeshim, ma invece bisogna invece mettere l'incenso sui carboni ardenti, c'è scritto l'Ifnei Hashem, in presenza di Hashem, cioè nel Kodesh HaKodeshim e non prima. E dopo di ciò Nifteru Alchulaim, e dopo se ne sono andati. Vambrulo, e gli dicevano Ishi, e nostro Signore, Kohen Gadol, Anu Shluchei Beit Din, Vata Shluchenu Shliach Beit Din. Noi siamo gli agenti della corte giudiziaria rabbinica, e tu sei il nostro agente e l'agente del Beit Din, della corte rabbinica. Masbin Anu Alecha, Bemishe Shiken Shmo Baet Hazeh, Shelo Teshaneh Davar Mikol Ma She'Amarnu Lecha. E ti facciamo giurare che in nome di colui il cui nome dimora in questa casa, in questo edificio, che non cambierai nulla di ciò che ti abbiamo detto. Uporesh Bochè, Ben Porshim Bochim. Lui piange, lui si apparta e piange, perché l'hanno sospettato che è un sadduceo, e loro si appartano e piangono che l'hanno sospettato, perché è un grave peccato sospettare di un ebreo che di qualcosa che non ha commesso, e c'è un peccato. La notte di Yom Kippur, Imu Haya Chacham, se lui, il Kohen Gadol, era un saggio, Doresh, parlava di Halakha tutta la notte affinché non dorma. Ve'im Lav, se non era saggio, Talmid Chachamim Dorshin Lefanav, allora saggi esponevano in sua presenza. Ve'im Ragil Lkrot, se era e solente leggere nei testi della Sacra Bibbia, Corè, allora leggeva nella Bibbia, nella Torah, Veim Lav, Corinne Fanav, se no gli leggevano in sua presenza. Bome Corinne Fanav, che quei libri leggevano in sua presenza, Beyov Bezrav Divrayamim, che cioè una lettura piacevole che impedisce a persone di addormentarsi. Zechariah ben Kvutal Omer, Pa'amim arbe kariti lefanav beDaniel, parecchie volte ho letto in sua presenza nel libro di Daniel, perché è piacevole a udire, e causa che la persona rimanga, che il condono rimanga sveglio e non si addormenti. Voltiamo il Daf, dice Gemara, Leamdo Chafina, la ragione perché gli anziani, Kohanim, venivano per insegnarci la Chafina, come fare la ktoret, l'incenso. Amara Papa, shtei leshachot ayulo le Kohen Gadol, c'erano due stanze destinate al Kohen Gadol, achat ishkat paretrin, la stanza paretrin, e lì dormiva, e questa è la stanza menzionata prima in Mishnah che abbiamo studiato all'inizio di questo pere, questa masechet, vechat lishkat bet avtinas, e un'altra stanza è chiamata Bet Aftinas, dove lì preparavano l'incenso e lì insegnavano come fare, prendere la manciata di incenso e il resto del servizio riguardante all'incenso.
אחת בצפון, אונה הנורד דל עזרה דל קורטי דל סנטואריו, ואחת בדרום, אונה ערה אסוד דל סנטואריו. אחת בצפון, ניתנה פקימה סטודיאטו, שש לשכות היו בעזרה, צ'אנו שתי סטנציה נל עזרה. שלוש בצפון, שלוש בדרום. טרי הנורד דל טרי סוד. לסטנציה שבדרום, נל סוד, ערנו. לשכת המלך. הסטנציה דו סלבנו לפלי, דלי אנימלי, ולשכת המדיחין, אלסטנציה דו לבבנו לאינטריורה דלי אנימלי. לשכת המלך, ספיאגה, אדסו, ששם היו נותנים המלך לקורבן, כלי מטבנו אילסלה סול סקריפיצ'י. לשכת הפרווה, ששם היו מולכין אורות קודשים, כלי סלבנו לפלי דלי אנימלי סקריפיקטי. ועל גגה, אסו קווסה סטנצה, אסקוזי, סול טטו דיגוסה סטנצה, הייתה בית תבילה לכהן גדול ביום כיפורים. ליצ'ר אל מקווה, דיגול כהן גדול עוזב עד יום כיפור. לשכת המדיחין, לסטנצה דו ולבבנו לאינטריורה, שם היו מדיחין כרבי קודשים, כל מיני עוד איתו. לבבנו לאינטריורה זה סקריפיצ'י. ומשן מסיבה עולה לגג בית הפרווה. ליצ'ר נסקה לעקיות שלה, che girava attorno per salire su e portava al tetto di Beta Parva. Vishalosh Shabbatzafon, c'erano tre stanze nel nord della Azara, del continente del santuario. C'era Ishkata Etz, la Ishkata Gola, la stanza dove c'era una sorgente, un pozzo che era stato scavato dai pellegrini che venivano dalla diaspora, e Rishkat HaGazit è una stanza delle pietre cavate. Rishkat HaEtz Amar Rabbi Elazar ben Yaakov Shachachtim me haita mishameshet, e disse si è scordato cosa, a che serviva. Aber Shaul Amer che questa stanza di legno Rishkat HaKohen Gadol era la stanza dove il Kohen Gadol questa si appartava, dove lui dormiva, che è l'Ishkat Paledrin. Aita Achorei Shteen, si era dietro all'Ishkat HaGazit, l'Ishkat HaGolah, era aperta all'esterno, l'esterno era una zona profana, non era una zona santa. Vegag Shloshtan Shaveh, il tetto di queste tre stanze era un tetto, un unico tetto, era tutto un livello. L'Ishkat HaGolah, e l'Ishka della Gola era Shama Yobor HaGolah, e c'era lì un pozzo che era stato scavato da coloro che venivano dalla diaspora, e perciò lo chiamarono così. Via Galgal, Natuna Lav, e c'era lì una ruota che giravano per e che faceva salire un secchio con l'acqua dal pozzo. Misham maspichiva con l'Azara, e da lì fornivano l'acqua per tutta l'Azara. Mishkat HaGazit, una stanza di pietre, Shama Yosanidrin Shel Israel, così si chiamava Mishkat HaGazit. La Gazit vuol dire pietre cavate, però non c'erano pietre cavate, bensì Shamei HaSanhedrin Shel Yisrael Yoshev Dan Et HaKohanim. Questa è la stanza dove il sinedrio del popolo ebraico sedeva, giudicava i Kohanim, giudicava la loro genealogia, se erano miuchasim, se erano veri Kohanim e se non avevano un difetto fisico. Un mishim tzavo psul, e se qualcuno veniva trovato che aveva un difetto, Ha'elovesh Shchorim Mitatev Shchorim Yotzev Alachlo, allora si vestiva di nero e se ne andava. Sheloni Tzavo Psul, però uno che non era, no, che era trovato idoneo, non aveva nessun difetto, Alovesh Levanim, Mitatev Levanim, Nichnas Shemesh Imechav HaKohanim, allora si vestiva di abiti bianchi, si avvolgeva in abiti bianchi e entrava e ufficiava con i suoi fratelli i Kohanim. E vediamo che la stanza
del Kohen Gadol si trovava a nord, quello che abbiamo studiato all'inizio, se vi ricordate, inizio della Masechet. E a Chat Badrom c'era un'altra stanza a sud, Ditnan, Shiva Sharim Ayu Vazara, c'erano sette porte o archi e nella Zara. Shloshav Tzafon, Shloshav Badrom, Chat Bamizrah. Tre a nord, tre a sud e una a est. Shepadarom Shar Adlaka, ad a sud era Shar Adlaka, Shenilo Shar Akorban, e Shar del sacrificio, Shishilo Shar Amaim, e l'arco dell'acqua, che attraverso lì passavano con l'acqua per fare la libazione durante la festa di Sukkot. Sheba Mizrach Shar Nicanor, a est c'era l'arco di Nicanor, Ushtei Leshachot Ayulo Sham, Achat Bimino Achat Bismolo, c'erano le due stanze, una a destra e una a sinistra, Achat Yishkat Pinchas Amlabesh, e c'era lì una stanza Pinchas Amlabesh. Così si chiamava colui che era addetto a dargli indumenti ai Kohanim quando dovevano ufficiare, quando si toglievano gli indumenti, e stava di guardia a questi, indumenti. Vechadishkat Oseh Havitin, c'era una stanza, coloro che preparavano la mincha, l'offerta di farina, che il Kohen Gadol ogni giorno preparava e offriva un'offerta di farina, una di mattina e una di sera, veramente la metà dell'offerta di mattina e la metà di sera del vespro. E c'erano, abbiamo detto, tre archi nel nord, Shar Nitzot Binyan Aksedra Aya, era come un padiglione, Ve'aliyav Nuyalo al Gabav, e aveva un tetto sopra di questo arco. Visham Kohanim Shomrim Milemala Ulvim Milemata, e lì i Kohanim erano di guardia di sopra e i Levim di sotto. Birshifanim Emena Hachel, e di fronte a questo era il Chel. Chel era uno spazio vuoto, ma veniva chiamato così. Shenilo Shar HaKorban, e dopo questo c'era Shar HaKorban, che attraverso questo Shar HaKorban portavano gli animali, entravano gli animali che venivano sacrificati nel nord dell'altare. Shlishilo Shar Bet HaMoked, e il terzo arco era che quello che portava al Bet HaMoked è l'aula, la stanza dove c'erano delle grandi pire, una grande pira, oppure più di una pira, che lì i Kohanim si scaldavano le gambe, che erano molto fredde, che non stavano scalzi sul pavimento di marmo molto freddo. Betania Hamesh Milot Vasara Kidushin Tovel Kohen Gadol Kadesh Bovayom Kulan Bakodesh Al Gag Bet Aparva, e il Kohen si immergeva 5 volte durante Yom Kippur e si lavava 10 volte le mani e i piedi dal lavello, e si immergeva e si lavava e tutti questi Mikve, e naturalmente il lavello, erano nella parte santa del santuario, sul tetto di Bet HaParva. Chutz Mizo, a parte la prima immersione in Mikve, che non è veramente necessario per Yom Kippur, però era perché nessuno non poteva entrare nel santuario se non si immergeva in Mikve prima. שהייתה בחול על גבי שער המים, ובצד לשקתו הייתה. Questa immersione era una zona che era profana, al di sopra di שער המים.
era accanto alla propria stanza, che si trovava a sud. Dell'Adana il Rishkat Paradrim e Zafon, Rishkat Betaftinas Badarom, o Rishkat Betaftinas Zafon, Rishkat Paradrim Badarom. Non sappiamo se la stanza Paradrim sta a nord e la stanza Aftinas sta a sud o viceversa. Che a nord c'è scritto Rishkat Aetz, ma non sappiamo qual è. E a sud c'è scritto che aveva solo una stanza, ma non dice quale. Mi stava di Rishkat Paradrim Badarom Abai. È più logico di dire che la stanza Paradrim si trovava a sud, vicino a dove il Mikveh, dove si immergeva, nella zona profana, e spiega Mai Tama de Magdim Vekai, per quale ragione Umesechet Raglav, la ragione è perché si trovava a sud, perché quando si alzava di mattina e urinava, Mesechet Raglav vuol dire urinava, e dopo di ciò doveva immergersi nel Mikveh, poiché ognuno che urinava doveva immergersi nel Mikveh se voleva entrare nel santuario. Betavel allora era vicino, allora si immergeva nel Mikveh. Ve'azel Zafone, dopo andava a nord nell'altra stanza. Ve'gamar Chafina, e terminava il servizio di Chafina, cioè che prendeva la manciata delle spezie, dell'incenso. E poi entrava nel santuario e officiava tutto il giorno. Le vade Pania, verso sera, Madu a lei gli aspergevano dell'acqua per purificarlo. Vadar Azir Darom, e allora andava a sud, Vetavil, e si immergeva, poiché era, perché questa aspersione lo rendeva impuro, perciò doveva immergersi per purificarsi dal fatto che era diventato impuro. Venaich, e dopo di ciò può andare a riposarsi o dormire e la stanza più vicina, che è la stanza Paradrim. Diamat Lishkat Paradrim Vatsafon, perché se tu vuoi dire che Lishkat Paradrim si trovava a nord, Batzafon, ma Demikai Mesech Raglav, allora poteva urinare lì, Vazel Adaron, poteva andare a sud per immergersi, Betavil Gamar Chafina, e poi poteva fare la Chafina dell'incenso, Vatil di Betamikdash, Vavid Avodah Kol Yoma, e dopo poteva servire ufficiale in un santuario tutto il giorno, e là di pane verso sera, Madu Alei, potevano aspergerlo. Veadar Asil Adarom, Vetavil, e dopo poteva andare a sud e immergersi, Ubai Meader Umezer Zafon Umenach, e dopo doveva tornare nuovamente a nord per dormire, Umitarach Matarachina le Kulehai, e per quella ragione dovevano infastidirlo talmente di farlo andare da sud a nord e sud tutto il tempo, avanti e indietro. Non c'è logica di fare ciò. Dice Gemara, alamalo, perché no? Perché dice che non lo gli causano questo fastidio? Al contrario, matrichinat leit fei, deitz dukiu, lifrosh, perché se lo facevano apposta di farlo correre avanti e indietro, perché sei un tzduki, un saduceo, allora lifrosh, che lasci stare, che non diventi Kohen Gadol. Inami, oppure se è un Kohen Kasher invece sì, lo fanno ancora avanti e indietro, che desce lotta Zohar da Atola, che non diventi orgoglioso. Di lotte Maachi ne avdino Tarvaio Bade Adadi, perché se non è così, che lo facevano correre avanti e indietro, allora avrebbero dovuto mettere due stanze una accanto all'altra. Inami Tiskele Vechada, oppure hai potuto fare che la stanza dove dormiva, la quale faceva anche il Chafinà, che prendeva la manciata di incenso, poteva essere la stessa stanza, e non era necessario di farlo correre avanti e indietro.
E siccome non hanno fatto così, vuol dire che l'hanno fatto intenzionalmente e gli causavano questo fastidio, doveva andare avanti e indietro intenzionalmente. Vamrulo ishi kohen gadol, gli dissero, così abbiamo visto la Mishnah, e che lo facevano giurare che tu sei il nostro agente, eccetera. Le matiavi tiufta dravuna brede vishua, diciamo che ciò dimostra che è una confutazione contro ciò che ha detto Ravuna brede vishua, poiché dama Ravuna brede vishua, che lui ha detto shluchei drachman anino, che scusi, ani koani shluchei drachman anino, e i koanim sono gli agenti di Hashem e non sono gli agenti nostri, cioè di colui che manda il sacrificio. Di Yamat Shluche di Daninu, se vuol dire che loro, i Kohanim, sono i nostri agenti, mica midi de Anan lo mazzinan le mebad u Shluche di Dan mazzu avde. Si può forse dire che un agente può fare un'azione che la persona, il mandante, non può compiere? Poiché l'Israel non può sacrificare i sacrifici, perciò come può essere il Kohen il suo agente? Perciò vuol dire che i Kohanim sono agenti di Hashem e non i nostri agenti. Perciò quando la Mishnah dice che gli anziani dicono Vatar Shlucheno, che tu sei il nostro agente, perciò ciò che dice Ravuna Ben Yeshua è una contraddizione con la Mishnah. La Mishnah dice che quello è il nostro agente, e invece secondo ciò che dice Ravuna Ben Yeshua, il Kohen non può essere il nostro agente, perché noi non possiamo fare questo servizio che fa lui, e perciò lui è l'agente di Hashem e non il nostro agente. Perciò c'è una contraddizione, perciò spiega Mora Achikam Relei, perciò questa è l'intenzione quando dice non, veramente non devono dire che tu sei il nostro agente, bensì volevano dire Mashbin anu alecha al da'atenu val dat beddin, che siccome erano particolarmente preoccupati che il Kohen Gadol poteva essere sadduceo e poteva cambiare servizio, perciò lo facevano giurare che deve fare servizio secondo come capiscono i vecchi e come gli anziani, o come capiscono e come capisce il Bedin, e non come la pensa lui. Cioè quello che pensa lui non vale in questo caso, perché quello che dicono Masvino Aleja al da Ateno, secondo la nostra comprensione, e se la comprensione di Bedin e non come la pensi tu. Lui si apparta e piange, e loro si appartano e piangono. Lui si apparta perché lo sospettarono che era un sadduceo, perché abbiamo già menzionato che poteva cambiare la procedura dell'introduzione e la maniera come bruciare l'incenso di Kodesh Kodeshim. Ben Porshim Ubochim, e loro si appartavano e piangevano, di Amara Bishua Ben Levi, quella Hoshe Bikshalim lo chiede Kufo, poiché c'è una legge che ha detto Bishua Ben Levi, che colui che sospetta altri, persone che sono innocenti, viene punito corporalmente. Chiak Mara Vechol Kachlama, per quale ragione dovevano farlo giurare? Risponde Shiroi Taken Vivachutz Viachnitz Kederach Shazukim Osim, affinché non faccia e che non porti l'incenso come fanno loro, che loro bruciavano l'incenso prima che entravano nel Kodesh Kodeshim, invece di bruciarlo dentro il Kodesh Kodeshim. Tanu Rabbanan, abbiamo studiato in operità Maaseh Tzedukah Echad Shehitkin Mibachutz Vehechnitz Vetziato Yasameach Simcha Gdola. C'è una volta un sadduceo che era Kohen Gadol, che fece la maniera come la pensavano i sadducei, che lui bruciò l'incenso fuori e lo portò dentro il Kodesh Kodeshim. Pagavo aveva Marlo Beni, lo incontrò suo padre e suo padre gli disse Afarpisce Zucchimano, benché noi siamo sadducei, mi tiarinano mi approscim, comunque abbiamo timore dei farisei. Amarlo gli disse suo figlio Koglia mai e timizzera mi crase chi vi anani re la caporet. Amarti Matteo voglia di e anche meno, Achshav si voglia di lo anche meno. Tutta la mia vita mi aspettavo di compiere questo versetto, Kibbe Anani Re'el Kaporet,
che come interpretiamo noi, i Sadducei, e pensavo quando potrà succedere che io potrò compiere questo versetto come la pensiamo noi, i Sadducei. E adesso che è successo, che perché non, naturalmente che lo devo fare. Amorù lo io mi motiva c'è met Beutal Vashpa. Non passò parecchio tempo, cioè passò ben breve tempo, finché questo Kohen Gadol era gettato sull'immondizia. Vaiuto la imio zi mi chotamò e uscivano dei vermi dal suo raso. Viesh omrim beziato nigaf. E altri dicono che invece è morto appena uscito dal santuario. O da Kodesh HaKodeshim, meglio ancora. Tetani Rabchia, che min kol nishma ba'azara, poiché udirono un rumore di come di un urto. Shivava lach bechavato al panav, che venne un angelo e lo colpì sulla faccia, o lo fece cadere sulla faccia. Venichnesu e chava koanim umetzau che kaf regel egel ben tefav, che quando i koanim entrarono videro che aveva come la forma di un'impronta di un vitello su tra le spalle. Shenemar raglem, poiché c'è scritto che gli angeli raglem regel ishara vechaf raglem ki kaf regel egel, che c'hanno, gli angeli c'hanno la zampa di un vitello. Amar Rabbi Zacharia ben Kvutal, che ha detto che parecchie volte ha letto Divanta Kohen Gadol nel libro di Daniel. Matne le Rav Hanan bar Rav Alechia bar Rav Kamed Rav. Amar Rabbi Zacharia ben Kvutal, e Kvutal invece di Kvutal, con Pe invece, e con Pe invece di Bet. Umachve le Rav Biade, che Rav indicò con la propria mano che bisogna dire Kvutal e non con la Bet e non Kvutal. Chiagmara Nemale Memar, perché dovete indicare con la mano, perché non disse esplicitamente con la bocca che dica Kvutal. Kriachma Avekari, stava dicendo che Hai Gavna Mishari, chi dice se posso fare i cenni Kriachma, Vama Ravitzchak Bar Shmuel Bar Marta, a Kriachma lo irmos beinav, ve lo ikrot bisfatav, ve lo ire bisfatav, che non bisogna, durante Kriachma, quando recita Kriachma, non bisogna fare i cenni con gli occhi, né con le labbra, né indicare con le dita. Ve'od Rabbi Lazar Chisma Omer, a Kore Shema Umramez Be'einav Umekares Bisiftotav Umare Bezbo Alav Katu Omer, se uno fa queste cose, il versetto dice riguardo a lui, Velo Ti Grat Yaakov, che non mi ha chiamato a me Yaakov, cioè nel senso che come se non facesse parte del popolo ebraico. Rispondevo là, Lo Kasha, Abe Per Kishon, Abe Per Kishini. Nella prima parte che non si può fare nessun cenno, ma nel secondo brano Ve'em Shamoa si può fare che è permesso fare un cenno. Tanabanan, c'è scritto Vidivartabam che bisogna dire la divretora. E perciò dicono i saggi Bam ve lo bitfila, che Shmonesse si dice a voce bassa, invece di parte Bam Kriyat Ma e si dice a voce alta, invece Tfila si dice in silenzio, voce molto bassa. Di parte Bam Bam Yeshua Rishul Vidaber ve lo bitfila, che puoi parlare di Vrei Torah, che hai permesso di parlare di Vrei Torah, però riguardo altre cose, sciocchezze, cose frivole e mondanità, non hai permesso di parlare. Rabbi Acha Omer, Bedivarta Bam, Aseltam Keva, Bal Taasem Marai, fa una cosa fissa, non una cosa temporanea. Cioè che uno deve stare a parlare di vettore a tempo, sempre, non qualche volta, quando gli capita. E deve sempre ascoltare da Fiumi, in maniera fissa e non qualche volta quando
gli fa voglia, e quando non fa voglia guarda la televisione invece. Amarava, Asar Sechat Chulin Over Base. Quello che parla cose mondane che non sono di Torah trasgredisce un divieto nella Torah. Shinemar di Barta Bam, perché c'è scritto Rav di Barta Bam, Bam ve lo dovremmo chrim. Puoi parlare solo di Vrei Torah e non di altre cose che non hanno nessuna importanza, nessun valore. Naturalmente uno parla del lavoro, è una cosa, è necessità. Una parla con la moglie, è una necessità. Però cose che non sono importanti, non sono necessarie, sono inutili. E nel senso che anche se uno ha difficoltà a capire questo concetto, però può capire che il tempo che uno parla di ebraico potrebbe studiare di Torah, invece parla cose frivole, per il tempo che potrebbe, in questo tempo potrebbe studiare Torah invece di parlare cose inutili. Rav Acha bar Yaakov Amar Over Belav, che trasgredisce un divieto nella Torah, Shenemar Kol HaDvarim Yigiim Lo Yochal Ish Edaber, che non ha diritto di dire cose che stancano, che causano una perdita di energia, che intende che sono cose inutili, e nel senso che anche se diciamo che non è un vero divieto, però come abbiamo detto, cose inutili, una persona non deve dire cose inutili che non servono a nulla, perché in fin dei conti ci sono parecchi soggetti importanti che uno potrebbe parlare e non cose inutili. Terminiamo qui e vi ringrazio per l'ascolto.